Quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle. Lettera ai Romani, capitolo 10, verso 15. Piedi benedetti. Gli apostoli avevano imparato ad annunziare la buona novella e lo avevano imparato osservando Gesù stesso. Avevano osservato con quanto amore, ma anche con quale autorità, il Signore parlava del messaggio della salvezza. Quando Gesù li lasciò per ritornare nel suo regno, toccò loro annunziare il medesimo messaggio. Aspettarono, come era stato loro comandato, di ricevere prima la potenza dello Spirito Santo per poi predicare l'Evangelo in tutto il mondo. Gli attuali discepoli di Gesù siamo noi, sì, proprio tu e io. Siamo stati incaricati di essere portatori di buone novelle. È un grande onore sicuramente poter servire il Signore, ma bisogna ricordare che è anche una grande responsabilità. In quanto collaboratori di Gesù, dobbiamo svolgere al meglio il nostro compito. Non ci si può tirare indietro. E se lo facciamo, egli userà qualcun altro al nostro posto, ma di questo poi ci chiederà conto. È facile pensare ai missionari lontani che annunziano l'Evangelo. Si prega per loro, si mandano offerte e ci si sente bene. Non può essere così. Dio vuole che in qualsiasi posto ci troviamo, dobbiamo attivarci per Lui. Se non sei chiamato ad andare in paesi lontani, vuol dire che il tuo servizio devi compierlo dove sei. Preghiamo affinché Dio ci doni dei piedi benedetti per andare dove Lui vuole che andiamo e predicare l'Evangelo della grazia.